Prosegue con il 18° risultato utile consecutivo l'incredibile marcia dell'Imperia di Mister Butto, che oggi si impone davanti al proprio pubblico su un avversario difficile come il Pietra Ligure, squadra compresa nella bagarre in vetta alla classifica alla ricerca dei 3 punti dopo 5 giornate senza vittoria. Pietra subito aggressivo e pericoloso in 2 occasioni a Zunino, il matador degli ospiti al 18° con una finta si libera di Fazio e arriva alla conclusione con Trucco che fa buona guardia, e poi al 23° minuto con questa soluzione dalla distanza che si spegne di poco a lato. Non concretizzano gli ospiti, lo fanno invece i padroni di casa al 24° minuto, preciso il suggerimento dalla sinistra di Stefano Faedo che pesca Mella in mezzo all'area con il numero 11 che deve solo accompagnare in rete il pallone del vantaggio imperiese. Al 30° ancora Faedo pericoloso dalla sinistra, questa volta però fermato in area di rigore regolarmente secondo il direttore di gara che lascia proseguire. Finisce così il primo tempo con l'Imperia sopra di una rete ma in inferiorità numerica per l'espulsione al 38° di Fazio. Con le immagini di Fabio Molinari riparte la seconda frazione con il bianco-azzurro Gaggero che impegna Trucco in un'uscita impegnativa all'ultimo squillo del Pietra Ligure, perché sono poi dei padroni di casa le ultime 2 occasioni del match, prima con il colpo di testa di Laera all'81° che finisce alto sopra la traversa e poi in pieno recupero con Gigli che chiama in causa Alberico che in allungo evita il raddoppio dei nerazzurri. Finisce così Imperia batte Pietra Ligure 1-0 e si porta a 36 punti a pari merito con la Genova Calcio e a una sola distanza dalle capoliste cairese e rivarolese.